Benvenuti al nostro appuntamento che in questa sessione sarà più lungo del solito. Per quelli che seguono le lezioni di studiando la parola sono abituati a delle lezioni di circa 30 minuti. In questa serata usciamo fuori dal percorso dei libri della Bibbia e così come è capitato già altre volte scegliamo un argomento su cui concentrare la nostra attenzione. L'argomento che vengo a proporvi in questa lezione è la fatica del ministero. Proveremo a conoscere un po' più da vicino quella che è la figura, in un certo senso, predominante nelle chiese evangeliche. Il ruolo ministeriale maggiormente conosciuto e attraverso il quale si identifica poi una chiesa è quella del Pastore. Quindi proveremo seppur brevemente a comprendere chi è il pastore, che cosa fa e nel parlare di questa figura, naturalmente, tutti voi che seguite questa riflessione potete calare il nostro ragionare dedicato alla figura ministeriale del pastore su tutte le attività e le responsabilità che sono all'interno di una comunità. Perché la Chiesa. È come una grande azienda dove ci sono dei ruoli, ci sono delle responsabilità, non c'è attività commerciale, però ci sono dei, delle figure che portano avanti e hanno la responsabilità di determinate aree. Ma a secondo della grandezza numerica della Chiesa, c'è cioè la grande Chiesa, c'è cioè la piccola Chiesa, c'è cioè la media Chiesa, però le responsabilità più o meno si equivalgono, perché non è il numero dei credenti a cui è rivolto il nostro servizio che fa il peso, ma è l'area di destinazione ancora del servizio. Non parleremo di tutto ciò che precede il Ministero, a che cosa mi riferisco? In questa lezione non parleremo della vocazione, della chiamata, della risposta ad una chiamata spirituale, non parleremo di quella che è la formazione per assolvere l'incarico ministeriale, diamo in un certo senso per assunta queste realtà, perché chi è nel servizio, chi è nel ministero lo è, perché ha ricevuto una vocazione, ha sentito una chiamata nel proprio cuore, ha risposto volontariamente, spontaneamente a questa chiamata. E nell'affrontarla si è prima preparato, ha studiato, si è formato, si è equipaggiato per assolvere in maniera onorevole e degna a questo incarico. Purtroppo però, quando noi andiamo ad avvicinare la figura ministeriale del pastore, dobbiamo tener conto che non tutti i pastori lo sono allo stesso modo. Cosa voglio dire? Che purtroppo. L'area evangelica, e in maniera particolare il mondo pentecostale in Italia, è fatto di tanti ministeri che sono simili a delle piccole attività commerciali. Il giorno prima non c'erano, il giorno dopo ti trovi a passare per una strada, trovi una tabella, trovi una serranda che identifica una comunità. Quindi si presume che dietro quella comunità, dietro quella realtà, Cristian ci sia una figura ministeriale di riferimento. Sorge allora la domanda, ma da dove è uscito questo pastore? Da dove è venuto fuori questo ministro? Qual è l'istituzione che garantisce per lui? Qual è la realtà che ne ha controllato il percorso ministeriale? Quindi levo un grido di attenzione. A non reputare e ritenere ogni realtà evangelica un luogo degno della massima fiducia, perché poi le persone che sono all'interno non sempre hanno attraversato un percorso di formazione e in un certo senso certificato anche da una istituzione che garantisce per loro. Quindi ci ritroviamo ciclicamente a incontrare delle realtà ministeriali che, se, che io ho definito notturne, che nascono dalla sera alla mattina o dalla mattina alla sera. Veniamo ad una figura ministeriale certa, quindi tutto ciò che io vi dirò è riferito a un servitore che ha alle sue spalle una istituzione, c'è cioè una certa realtà. Ci sono dei ministeri con un certo background evangelistico, ci sono dei ministeri con un percorso di apostolato che quindi possono garantire per questa figura. Proviamo quindi a rispondere ad un quesito che è questo. Chi è il pastore? Allora uno potrebbe supporre. Il pastore è quello che sta sopra il pulpito, sopra il posto rialzato di una chiesa, che sta dietro ad un pulpito come questo e fa la predica alla comunità. Siamo sicuri? Io vi dico che il pastore è il ministro chiamato e preposto a pascere e sorvegliare il gregge affidatogli dal Signore. Per pascere si intende nutrire spiritualmente, per sorvegliare, curare e proteggere. Quindi ci accorgiamo subito che queste mansioni non possono essere espletate soltanto dallo stare dietro ad un pulpito. Ma tutto ciò che noi dobbiamo dire e riflettere deve partire dalla scrittura. Sapete quante volte compare nel testo biblico, riferendoci al Nuovo Testamento, il termine pastore, inteso come servo e non diretto alla persona del Signore Gesù quando si presenta come il buon pastore. Noi troviamo nel Nuovo Testamento una sola circostanza dove si parla del pastore come ministero. Ed è nel testo dell'epistola di Paolo agli Efesi, al capitolo 4, dai versi 11 al verso 18, dove c'è quell'ampio elenco che recita ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, quindi c'è tutto l'elenco, e poi c'è il passaggio e altri come pastori, queste cinque figure: apostoli, evangelisti. Profeti, evangelisti, pastori e dottori, recita il testo di Efesi: sono stati dati per il perfezionamento dei Santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Noi soltanto in questo brano abbiamo il termine greco poimen, che sta ad indicare il ministero del pastore. Nel testo neotestamentario, è usato per lo più un altro termine, che è quello che noi traduciamo con anziano. Sono gli anziani a rappresentare i sorveglianti, i governanti ancora della comunità. Probabilmente coloro che hanno scritto, ma la nascente Chiesa aveva preferito il termine anziano per il suo retaggio sinagogale, perché provenendo da un'esperienza giudaica, vivendo spesse volte ancora il contesto della sinagoga, chi sovraintendeva, chi reggeva la sinagoga, era l'anziano o gli anziani della sinagoga. Per cui il termine che noi abbiamo in italiano, Riso con una traslitterazione anche con presbitero, che quindi viene dal greco presbyteros, sta di indicare colui che ha la responsabilità sulla comunità. E ci ricordiamo che in un certo passaggio l'Apostolo Paolo, riferendosi a se stesso, dice di lui e del suo ministero anziano in mezzo agli anziani ed è scrivendo agli anziani, quindi ai responsabili delle comunità, che l'Apostolo Pietro, colui al quale, ricordate Gesù che cosa aveva detto all'Apostolo Pietro? Pasci, pasci le mie pecore. E probabilmente questo comando non ha più lasciato la mente e il cuore dell'Apostolo Pietro che nello scrivere. Della sua prima epistola, al capitolo 5, dal verso 2, rivolgendosi agli anziani, dice loro che per pascere il gregge di Dio come lo devono fare? Sorvegliandolo non per forza, ma volentieri. Non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. E non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del gregge, che bel elenco fornisce l'apostolo Pietro, non per forza, ma volentieri, non per interessi personali, non per guadagnare, non per avere un utile, ma mossi da una buona volontà, non a signoreggiare, quindi a padroneggiare, comandare, tiranneggiare. Ma ad essere invece dei modelli, degli esempi per quelli che sono di fronte. Ci accorgiamo quindi che il pastore è l'affidatario del gregge, mentre le pecore, i credenti, la comunità che viene affidata al ministero, non è proprietà né del pastore né di altro ministero, la proprietà del credente, dei credenti è esclusivamente del Signore Gesù, il quale aveva detto a Pietro Pasci le mie pecore, non le tue, ma le mie. Quindi ci accorgiamo da questo principio che chi entra nel ministero, che chi desidera svolgere un ministero, deve sviluppare una certa vocazione. Deve avere davanti ai suoi occhi che è chiamato alla cura di quelli che gli sono di fronte, che non gli appartengono, che non sono i suoi, che non sono la sua proprietà, che non è lui a disporre del loro tempo, della loro vita, della loro famiglia ma che quelle persone, quei credenti, sono affidati al ministero non per essere governati, padroneggiati, signoreggiati, ma per essere curati. Ecco la prima parola che dobbiamo conservare nel nostro bagaglio, se volessimo costruire in questo momento virtualmente una rubrica. Alla parola ministero dovremmo scrivere uguale avere cura, offrire cura, dare cura. E come si esercita questa cura? Abbiamo ascoltato dalle parole dell'Apostolo Pietro non di malavoglia, non per forza, senza cupidigio, ma in maniera sincera, con pura coscienza. E naturalmente come si fa a fare questo se non c'è un riferimento? Ce l'abbiamo il riferimento. Qual è il riferimento per ogni pastore, per ogni ministro se non il buon pastore? Colui che ha dato la sua vita per il suo gregge, colui che ancora è andato a recuperare la pecora smarrita, colui che ha custodito le pecore che gli erano state affidate nel suo ovile al punto di divenirne la porta Gesù ebbe a dire di se stesso io sono la porta attraverso la quale le pecore devono entrare nel greggio ci accorgiamo che la cura, il servizio, il ministero ha per obiettivo quanto abbiamo letto nell'epistola agli Efesi il perfezionamento dei santi, quindi contribuire a migliorare, ad elevare la vita di quelli che sono stati affidati. L'opera del ministero, che non è limitata al proprio orticello, alla propria area, ma ciascuno di noi è parte della vigna del Signore, che non ha dimensioni ben definite, ma che avvolge tutti coloro che hanno scelto di entrare attraverso la porta nel gregge del Signore. E poi ancora l'edificazione del corpo di Cristo, il ministero, coloro che sono preposti al servizio, in tutto ciò che fanno, devono edificare, costruire. Qualcuno potrebbe dire: Ma a volte per costruire occorre prima distruggere. Va bene. Si può anche distruggere nel senso di demolire, ma dopo aver demolito non bisogna lasciare le macerie. Bisogna costruire su quelle macerie. Si può anche distruggere, ma dopo aver distrutto bisogna adoperarsi per un'opera nuova. Quindi tutto questo lavoro va al di là della predicazione. Quindi è sbagliato pensare che il pastore è soltanto il predicatore. Non vogliamo diminuire l'importanza, il significato, il valore della predicazione, ma un pastore non può essere valutato, non può essere considerato tale soltanto per la sua predicazione. Perché se volessimo aprire una finestra, sui cinque ministeri che abbiamo enunciato dal testo di Efesi, il ministro che esalta un servizio attraverso la predicazione e l'insegnamento, più che un pastore sarà un dottore, un insegnante, uno che trasferisce l'insegnamento. Ma per riconoscere il pastore occorre essere di fronte alla cura. Pastore. Oggi, per quelli che frequentano una comunità evangelica, il termine è spontaneo, viene assunto in maniera automatica. Però, se voi dite a un bambino sai chi è il pastore, se domandate a una persona che non conosce nulla del mondo evangelico e gli chiedete chi è un pastore, vi dirà quello che porta le pecore al pascolo. È vero che. Nei nostri giorni sono diventate delle figure abbastanza rare. Preservate in molte città soltanto dal presepio. Se non ci fosse il presepio, molti non saprebbero più che cos'è un pastore. Abituati agli allevamenti, abituati alle industrie che fanno pastorizia e tutto il resto, appresso, molti dei bambini delle nostre generazioni non hanno mai visto un gregge di pecore condotto da un pastore. Quindi il termine rimanda a una figura agreste del mondo agricolo. E qual era il lavoro del pastore in quanto tale? Era quello di prendere un gregge, a volte suo, a volte di altri, di lasciare la casa, di partire per lunghi periodi per portare il gregge al pascolo, sorvegliarlo durante la notte. Ci accorgiamo che siamo di fronte a un'attività lavorativa non molto serena, anzi, personalmente mi appare abbastanza faticosa. Un lavoro che richiede sforzo, che richiede fatica, che richiede l'abbandono della propria casa, della propria famiglia. Un lavoro che richiede spesso di non dormire la notte per vegliare sul gregge, dalle fiere dei campi. E nonostante tutto questo, quando poi questo termine è assorbito dalla Chiesa, dalla comunità, dal mondo evangelico, molti guardano al pastore come una figura professionale, di alto un dirigente. Uno che non deve mai sporcarsi le mani, uno che deve organizzare, indicare, comandare. Credo che questa sia un'idea che non trova conferma nei termini almeno come ce li presenta la scrittura. Eppure, se parlate con dei servitori anziani, almeno a me è capitato più di qualche volta sentirgli dire che il ministero del pastore è il ministero più difficile, più faticoso, più snervante, più stressante, più logorante, però nonostante tutto questo sentite questi anziani, servitori, ministri dire, però è il ministero più bello. Allora bisogna vivere le certe situazioni per poter essere d'accordo. Con l'oro però se arrivano ad affermare questo è perché nell'offrire la cura si sono accorti di quella che è la gioia che sta nel dare piuttosto che nel ricevere la soddisfazione che ne viene dal fasciare dal vedere guarire sanare un credente che era ridotto in cattivo stato e che è affidato alle cure del ministero è rinato, è stato risollevato, è venuto a nuova vita e a distanza di tempo è testimone dell'Evangelo. Allora il ministero, il pastore che vive questa esperienza si sente collaboratore di Dio, si sente quello strumento che Dio utilizza per manifestare la Sua gloria. È solo questo. Il pastore delle pecore vere era uno che lasciava la casa, partiva per lunghi periodi, a tempo indeterminato, era come i marinai, si sapeva quando partiva e non si sapeva quando tornava e se sarebbe tornato. Oggi noi siamo abituati a identificare un ministero con una comunità. Allora è diffuso nel gergo evangelico sentir parlare della chiesa di un determinato posto, di una certa comunità che si trova in una tale città, come la chiesa del pastore X o la chiesa del pastore Y. Ma noi abbiamo detto sin dall'inizio che questa identificazione non è precisa perché i credenti appartengono al Signore. Allora c'è la comunità la cui responsabilità è affidata al pastore X, la cui responsabilità è affidata al pastore Y, ma questa X, questa Y, queste figure che vivono il servizio, il ministero, dovrebbero essere nella condizione del pastore delle pecore vere, ossia dedicate interamente a quella attività. Perché la scrittura comanda, ed era Paolo che lo scriveva a Timotio nella seconda epistola a Timoto, Timotio, al capitolo 4, al verso 2: Paolo scriveva di predicare a tempo e fuori di tempo, quindi di esercitare un ministero sempre. È sempre possibile. Io vi dico che non è possibile, almeno per i nostri giorni e per le nostre realtà, dove la quasi totalità di coloro che esercitano un ministero nelle comunità evangeliche non lo fanno né a tempo e né fuori di tempo, ma lo fanno quando hanno tempo. E voi direte perché? Che devono lavorare, devono procacciare per se stessi e per la famiglia che il Signore gli ha affidata, devono cercare gli strumenti di sostegno per sé e per i propri, e quindi questo porta via una grande fetta di quella che poteva essere la disponibilità quotidiana. E allora quei credenti che guardano ai pastori come delle figure indispensabili, perché se da una parte il pastore, il ministro, è tale in quanto c'è una comunità, una comunità è comunità quando c'è qualcuno che si prende cura di lei, però una comunità che non fa nulla per mettere il pastore in condizione di prendersi cura di lei in maniera totale, non può reclamare dal pastore il tempo che egli non ha da poter offrire. Non si può pretendere dove c'è un pastore, un ministro che deve lavorare per sostenersi, per provvedere a se stesso, che sia disponibile per tutto e per tutti in ogni momento, a tempo. È fuori di tempo, perché la regola è quella che vi dicevo prima, quando a tempo. E purtroppo questa è una triste realtà che limita le potenzialità di quello che potrebbe essere un esercizio ministeriale in maniera piena, o così come si dice nel gergo cristiano, a tempo pieno. Purtroppo non c'è. E non solo, sono pochissimi i pastori evangelici che vivono il ministero a tempo pieno. Forse non tutti sono a conoscenza che la gran parte delle chiese evangeliche non è sostenuta economicamente da nessuna istituzione. È vero, forse qualcuno dirà, ma ci sono delle realtà che hanno l'intesa con lo Stato. Sono piccole fette che non sono rappresentative della totalità delle chiese evangeliche. Ma al di là di quello che è l'8 per mille o il 5 per mille, certi fondi che possono poi venire dallo Stato vanno anche amministrati in termini di solidarietà e di aiuto sociale, non per provvedere a degli stipendi o a dei bisogni. Quindi come si sostengono le chiese, come si provvede alle spese in maniera volontaria attraverso le libere offerte. Quindi avere dei servitori a tempo pieno vorrebbe dire che le chiese dovrebbero contribuire al loro sostentamento. E in giorni di penuria di lavoro, in giorni di difficoltà economica come quelli che la nostra nazione, ma l'Europa tutta, sta vivendo, queste situazioni si riflettono anche all'interno delle comunità cristiane. E allora se ci sono di questi problemi vi accorgete che per portare avanti la vocazione, il ministero, c'è bisogno di uno sforzo doppio. Il ministro è colui che deve curare gli altri. Ma sorge una domanda. Chi cura il ministro? Se Lui ha cura di tutti, chi ha cura di Lui? Non mi venite a dire lo cura il Signore. Perché questo vuol dire nascondersi dietro al dito. Io non ci riesco, se lo metto di piatto, di così, anche se scelgo quello più largo che ho, non riesco a nascondermi dietro al dito. Perché se il pastore è colui che è curato dal Signore, scusatemi, ma perché non possono essere pure i credenti curati dal Signore? Perché quelli che pretendono la cura del Pastore dicono che il pastore ci pensa il Signore, a loro ci deve pensare il Pastore. Siamo onesti, siamo coerenti, guardiamoci attorno, siamo responsabili con quella che è la comunità, l'opera nella quale il Signore ci ha posto. Il servitore, il pastore, anche nelle situazioni in cui Egli vive il cosiddetto pieno tempo. Poi ci sarebbero da analizzare certe situazioni, perché poi in altri contesti diversi dei nostri, che cosa accade? Che dove il pastore è stipendiato dalla comunità, non è più libero di esercitare il suo ministero. Perché che cosa accade inconsciamente? Se io dico qualcosa che offende qualcuno... Chi è tra quelli che mi sostiene economicamente potrebbe sentirsi offeso e ritirare il suo sostegno. Vi, è, vi accorgete di come è intricata la matassa del servizio ministeriale? Ma rimaniamo nei termini dove i servitori sono persone che badano a se stessi, che il Signore gli dà la forza di provvedere a un proprio lavoro, una propria attività. In quella che è l'esercizio, quella che è l'attività comunitaria, c'è un altro errore. Questa sera non faccio l'apologia del pastore, assolutamente, ma desidero che questa riflessione allarghi i nostri orizzonti e aiuti quanti pensano e pregano incessantemente Signore chiamami a servirti, sappiate a quello a cui andate incontro. Non pensate alla carrozza, non pensate ai cavalli alati, non pensate alla diligenza come quella del western con, i, con le cassette piene di dobloni d'oro, d'argento, queste cose non esistono nel servizio al Signore. Ricordiamoci che Pietro diceva senza avidità di guadagno, quindi non ci devono essere questi scopi nella nostra vita. Per cui guardare a queste figure non vuol dire guardare a loro, innanzitutto, a dei supereroi. Quelli che servono, quelli che sono nel ministero, non sono delle persone infallibili. Abbiamo letto in Efesi: che il Signore ha donato i ministeri per il perfezionamento dei santi. Vuol dire che tutti assieme dobbiamo aiutarci l'un l'altro per perfezionarci, per migliorarci, per crescere. E fino a quando saremo in questa vita, in un corpo fatto di carne, sangue ed ossa, saremo sempre perfezionabili, il che vuol dire che saremo fallibili, che avremo le nostre debolezze. Che avremo i nostri errori, che avremo i nostri inciampi, le nostre cadute, ma ciò che conta è che dinanzi ad ogni caduta il Signore ci dia la grazia di rialzarci. Naturalmente, eventuali cadute non devono essere scandali, ossia non, non possiamo concepire che chi serve, che chi è chiamato a curare gli altri viva di pedofilia, di pedopornografia, sia un adultero, sia una persona corrotta, sia un ladro e tutte le altre cose che ci farebbero dire medico cura te stesso. Quindi ci riferiamo a quella che è una condotta di vita equilibrata. Quindi il servitore non è un supereroe e non essendo un supereroe ma essendo un uomo, nel contesto ecclesiale nel quale è posto, siccome non è un supereroe, non è un superman, non sarà neanche un tuttofare. Qualsiasi cosa accada nella comunità, si va dal pastore, pastore è successo questo, oppure signore, pastore manca questo. Qualcuno va nei bagni della chiesa, non trova la carta igienica, va a bussare, si rivolge al pastore, al pastore non c'è la carta igienica. Se il pastore avrà qualche fazzolettino, un pacchetto, potrà fornire quello in quel momento. O dovrà dire alla comunità, guardate oggi non facciamo attività perché devo andare a comprare la carta igienica perché non ci ha pensato nessuno. Allora se da una parte diciamo che il pastore non è una figura esclusivamente spirituale, nello stesso tempo non lo possiamo privare del ruolo spirituale. Ci sono momenti per ogni cosa, diceva l'ecclesiast, c'è tempo per ogni cosa, ma nel tempo della comunità ciascuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. Essendo la comunità comunità di tutti, tutti dovrebbero adoperarsi non solo per contribuire al sostegno economico, ma nel guardarsi attorno, alla manutenzione, alle attività, alle cose, diciamo, di ordinaria amministrazione. E in tutto questo se non lo si vuol fare in maniera diretta, lo si può fare collaborando con il pastore, allora il pastore diventa il punto di riferimento diventa il fulcro, il perno dell'attività ministeriale della Chiesa e quelli che vogliono si rivolgono a lui. C'è bisogno di far qualcosa, vorrei dare il mio contributo. Sono felice di far parte di questa comunità, vorrei aiutarti in qualche modo. E invece che cosa accade? Che solitamente quando qualcuno va dal pastore, va dall'anziano, va dal responsabile della comunità, raramente è qualcuno che dice "Vorrei fare qualcosa. Hai bisogno di un aiuto? Posso esserti di aiuto in qualche modo?". Invece che cosa accade? Pastore, mi devo lamentare di questo. Pastore, sono venuto in chiesa l'altro giorno, mi sono guardato attorno e non sono rimasto contento di questo e di quest'altro. La maggior parte dei contatti ministeriali sono lamentele, brontoli, mormori, pettegolezzi, cattiverie rivolte verso gli altri. E tutto questo, secondo voi, alleggerisce il ministero? o lo appesantisce e nell'appesantirlo lo intossica anche. E immaginate se l'intossicamento arriva prima della riunione di culto, dove poi il pastore deve tirare il meglio di quanto è dentro di sé per adoperarsi all'edificazione della comunità. Andiamo avanti. Usciamo per un attimo dal contesto ecclesiale e ci chiediamo, ma il brano di Luca, capitolo 14, verso 26, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle e fino anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Allora, quei credenti che guardano al pastore come al tutto fare, a quello che deve provvedere a tutto, dicono: Pastore, ma se tu ami l'opera tu devi dimenticarti di tutto quanto. Devi dimenticarti che hai una moglie. Devi far finta che non hai dei figli, che non hai altre responsabilità, altrimenti tu non solo non sei un discepolo del Signore, come puoi servirlo? Allora, questo verso è diventato per molti ministri dell'Evangelo l'iscrizione funeraria della vita privata immaginate questo versetto come la lapide appesa al collo del pastore che non ha più vita privata ma il Signore gli ha donato una moglie la scrittura dice che chi riceve una moglie, ha ricevuto un favore dall'Eterno. Allora è un favore o è una disgrazia avere una moglie? La Scrittura dice che i figli sono una benedizione dall'Eterno, ma i figli dei credenti o i figli del pastore? Allora ci accorgiamo che svolgere il ministero non vuol dire privarsi della propria vita privata, ma vuol dire vivere la propria vita privata come esempio di servizio al Signore. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo diceva, riferendosi a quelli che dovevano essere scelti come vescovi, come sorveglianti, che siano uomini che sappiano governare la propria famiglia. E poi c'era un inciso, e c'è ancora un inciso. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà prendersi cura di governare la famiglia dei santi, la Chiesa di Dio? Allora ci accorgiamo che la famiglia individuale diventa una piccola palestra dove imparare a relazionarsi con la moglie e quindi a relazionarsi con l'altro sesso a relazionarsi con i propri figli, perché per dare un consiglio, un suggerimento, per svolgere una cura pastorale, bisogna aver vissuto delle esperienze proprie. Un ministro che non è sposato potrà mai dare dei consigli a una coppia che è in crisi, a due che sono marito e moglie e stanno attraversando un periodo di difficoltà. Se non ha esperienza e non ha conoscenza di che cosa significa andare a dormire per tanto tempo con la stessa persona, trascorrere le giornate, affrontare i problemi della famiglia, non sarà in grado. Se non ha allevato dei figli, se non ha vissuto le difficoltà della crescita dei figli, dei cambi generazionali di età dei figli, come potrà dare consigli ai genitori che fanno parte della sua comunità? Su come educare e allevare i figli? Allora, per far questo c'è bisogno che si vivano certe esperienze. E allora torniamo a quel quando a tempo. Se da una parte la comunità deve avere rispetto della vita privata, dei servitori, di quanti si prodigano nel servizio per il benessere e la crescita della comunità, questa situazione poi non deve diventare un'arma a doppio taglio per il servitore. Da una parte ci sono i servitori che fuggono dalle responsabilità personali e dicono alla moglie ma io devo servire la chiesa, quindi arrangiati, c'hai un problema, è un problema tuo, io non esisto. Perché io sono stato chiamato a servire il popolo. Se questo modo di agire diventa la tomba del matrimonio del pastore, e quel matrimonio va in crisi, con quale faccia il pastore poi si presenta davanti alla comunità? Quindi bisogna avere la maturità di non fuggire alle proprie responsabilità, da una parte, dall'altra parte. Non bisogna poi far sì che la propria vita privata diventi la scusa che ricorre periodicamente. Quando si è chiamati, vocati a un'attività non si può dire vabbè ma io devo pensare a mia moglie, devo pensare ai figli e ci ricordiamo della parabola ma io ho preso moglie e devo andare a vedere com'è, ho comprato i buoi e li devo andare a provare, ho comprato il... Allora, se vuoi fare soltanto queste cose, nessuno ti obbliga ad essere nel servizio ministeriale. Perché per servire il Signore, in un modo o nell'altro, occorrerà rinunciare a qualcosa. Perché chi non è in grado di rinunciare a se stesso, e quindi aggiostrarsi tra i molteplici impegni, non riuscirà ad essere ancora un esempio per quelli necessari. Che gli sono stati affidati. Quindi diamo per assodato che la moglie è un aiuto convenevole. Ma il fatto che la moglie sia un aiuto al marito che è nel servizio, che è nel ministero, non vuol dire che se il marito ha un ministero, la moglie, siccome è in comunione dei beni, condivide il ministero con il marito. Lo dico in termini più maccheronici. Se è un credente uomo è chiamato al servizio ed è un anziano, è un pastore, il Signore gli ha dato la moglie come aiuto convenevole a lui. Non per forza di cosa, la moglie deve essere un aiuto convenevole alla Chiesa. E quindi condividere il ministero del marito, la moglie del servitore non è obbligata a fare ministero con il marito, il Signore non obbliga nessuno, è una scelta sua personale. Ciò che conta è che lei non diventi di intralcio, di intoppo, di freno. Punto primo: voltiamo. La pizza di maccheroni dall'altro lato, visto che stiamo, par stiamo parlando in termini maccheronici, dall'altro lato, il pastore, il ministro che è tale, non può presentare alla propria comunità la sua moglie, il suo aiuto convenevole, come pastora, se lui è, è pastore, se lui è dottore dirà ecco la dottora, se lui è un profeta dirà ecco la profeta. Di questi ministeri nella scrittura, almeno fino ad oggi, io non ne ho trovato. Forse c'è qualcuno che l'ha trovato. Sono qui per raccogliere tutte le segnalazioni. Dimostratemi che la moglie di Pietro sia stata apostolo con lui, che gli altri tra i discepoli che sono entrati nel numero degli apostoli, sembra tutt'altro invece quello che ci dice la scrittura. Ma cerchiamo di andare a concludere per evidenziare cosa? L'aspetto emotivo, l'aspetto psicologico di chi serve. Chiunque ha una responsabilità, questo vale anche per il datore di lavoro. Forse parto da questo esempio per aiutarvi ad afferrare l'idea. Il datore di lavoro che gestisce un'attività, piccola, grande che sia, deve badare alla sicurezza dei suoi dipendenti, deve badare allo stipendio dei suoi dipendenti, ossia quando arriva alla fine della settimana, alla fine del mese, c'è, c'è, non c'è, lo deve fare uscire, deve onorare il lavoro dei suoi dipendenti. E quindi se non c'è, lui sarà il primo a dover rinunciare per sopperire agli altri. Questa cosa vuol dire che se il datore di lavoro torna a casa senza stipendio, i suoi dipendenti non lo sanno. Se il datore di lavoro, dopo aver provveduto agli altri, non ha più nulla per sé, non lo saprà nessuno. Caliamolo nella realtà spirituale ministeriale. Il pastore, il ministro, l'anziano si adopera per la cura, si adopera per incontrare i bisogni di quelli che gli sono stati affidati. Consolerà quello che è nel lutto, sarà vicino all'ammalato. Ma quando a fine giornata ha pensato a una, ha pensato a un'altra, ha pensato a un'altra, ha pensato a un'altra. si ritrova sempre da solo. Nel servizio ci sarà sempre solitudine. La solitudine dei pensieri, la solitudine dell'impegno, la solitudine dove le cose che vorresti dire e non puoi dire le vai a dire lì a te stesso, nella solitudine, da una parte. Altra situazione. Ti sforzi, ti impegni, ti adoperi, vai sopra, vai sotto, vai a destra, vai a sinistra, pensi a uno, pensi a un altro. Ti impegni, dai il meglio di te stesso e questo diamo per scontato che chi serve il Signore deve sempre dare il meglio di se stesso. Ma nonostante tu dai il meglio di te stesso, sappi una cosa. Se sei brutto, ti tirano le pietre. Se sei bello ti tirano le pietre. Se sei bravo, ti tirano le pietre. Se sei incapace, qualunque cosa farai, al di là di come tu lo farai, devi essere pronto a questo, a ritrovarti da solo e ad essere criticato. Allora queste situazioni mettono a dura prova la resistenza emotiva. Questo vuol dire che chi è fragile, che chi è debole interiormente forse non è ancora pronto per affrontare tale servizio. Allora qualcuno potrebbe domandarsi ma perché servire, adoperarsi per gli altri vuol dire soffrire, essere Maltrattato, essere bersagliato, ritrovarsi da solo. Perché lo scopo del servizio, così da dove siamo partiti, non ha per fine il bene e il piacere personale. Fate agli altri, vi a dire a Gesù, quel che vorreste, fosse fatto a voi. Chi decide di servire l'evangelo, chi decide di afferrare la croce di Cristo non lo farà mai per cercare la sua soddisfazione. Non cercherà mai il plauso di quelli che gli sono affidati, perché non è questo lo scopo. Ma servire Cristo vuol dire contribuire ad avvicinare quelli che ci sono stati affidati al perfezionamento dei santi vuol dire avvicinarli al premio della vita eterna portarli un poco più in là però non possiamo negare e tutti i credenti dovrebbero ricordare che quelli che si adoperano per la propria crescita hanno anch'essi necessità di crescere perché se uno non cammina e non avanza nel ministero, non avrà la formazione, la preparazione e la conoscenza per portare più avanti quelli che gli sono stati affidati. Vi faccio un altro esempio in termini lavorativi: uno che fa l'autista, un tramviere, uno che ha sempre fatto una determinata linea, Aversa-Napoli. Si ritrova una mattina che va al deposito, prende la sua vettura e gli dicono guarda tu da oggi non fai a Versa Napoli ma fai a Versa Caserta, cioè vai dall'altro lato. Qual è la prima reazione? Ma non conosco la strada, non conosco il percorso. Allora chi è chiamato a condurre deve prepararsi, predisporsi a tutte le varianti di percorso a tutte le mutazioni e ai cambiamenti sociali che ci possono essere, deve essere preparato, deve precorrere i tempi, non si deve trovare nel problema per poi chiedersi e adesso come faccio, ma deve studiarsi di trovarsi in situazioni non ancora preventivate. E quando capita di ritrovarsi in difficoltà, in certe situazioni, quale può essere la soluzione? La soluzione ci viene già dalla scrittura. Paolo diceva sempre a Timoteo, scegli degli uomini, seconda epistola capitolo 2 verso 2, uomini fedeli ai quali trasferire il mio insegnamento uomini fedeli che siano a loro volta fedeli e capaci di trasferirli ad altri. Ci accorgiamo che c'è un lavoro di squadra. Mentre Timoteo segue Paolo, contemporaneamente deve discepolare, preparare altri che si affiancano a lui e ricevono il suo bagaglio. E mentre questi servono Timoteo, a loro volta devono cominciare ad allevare e curare altri. Quindi ci accorgiamo che siamo di fronte a un lavoro di squadra ad ampio raggio. Nessun servo, nessun ministro, nessun pastore dovrebbe mai pensare di poter fare tutto lui. Non si può pensare e dire ci penso io. Lasciamo che ci pensi Dio usandosi di noi. Ma se ci pensa Dio il quale non ci vuole martirizzare, non ci vuole schiavizzare. La sua scrittura ci consiglia di creare, di discepolare, di fare delle squadre, quindi di coinvolgere nel ministero. Ecco l'importanza di questa riflessione. Ciascun credente dovrebbe vivere la propria comunità non da spettatore, ma da attore, da personaggio in campo da parte coinvolta in tutte le attività, in tutto ciò che si fa. Oltre alla proposta di lavorare in squadra, ce n'è un'altra. Tutti siamo abituati, quando la fatica incombe, ad utilizzare un'espressione, sono stressato, è un periodo di forte stress. La parola in inglese stress significa sforzo. Quindi tutte le volte che si fa uno sforzo, tutte le volte in cui ci impegniamo a portare avanti un qualcosa, ci stiamo sforzando e quindi ci stiamo stressando. Come si fa a superare lo stress? Una canzone dice giocando a PES, questo per i più giovani che sanno che cosa è PES, e qui qualcuno annuisce con la testa, e chi gioca a PES sicuramente non ha stress, perché ha altro a cui pensare, si stressano i genitori mentre lui gioca a PES. Come si fa a superare il momento della difficoltà? Allora guardando nelle scritture, innanzitutto ci ricordiamo che l'apostolo Paolo scriveva ai Romani al capitolo 8 al verso 26 che quando non abbiamo parole, quando non abbiamo forza, lo spirito è quello che solleva la nostra preghiera, è quello che soviene con sospiri ineffabili. Quindi il primo aiuto l'intervento soprannaturale dello Spirito di Dio. E quindi questa è un'azione che non compete noi. Ma cosa possiamo fare noi per superare il periodo di sforzo? Sempre a Timoteo, al capitolo primo, al verso 6 della seconda epistola, Paolo dice e lo esorta a ricordarsi di ravvivare il dono di Dio che è in te. Nella prima epistola, al capitolo 4, al verso 13, gli aveva scritto Non trascurare il dono che è in te. Quindi se il servizio è frutto di un qualcosa che Dio ha depositato in noi, noi lo dobbiamo ravvivare e non trascurare. Cosa vuol dire ravvivare? Letteralmente il termine greco vuol dire tenere il fuoco in vita, vuol dire mantenere il fuoco acceso. Come si fa a mantenere il fuoco acceso? Ditemelo, lo si muove soltanto, bisogna aggiungerci la legna sopra. Allora siamo di fronte a un paradosso. Per ravvivare quello che si stava spegnendo, bisogna continuare ad accenderlo. Per evitare che un servizio si stressi, bisogna continuare a servire il Signore. Più ti senti stressato, più devi continuare a portare avanti l'impegno che hai assunto. Perché se hai responsabilità, quello impegno ti costringe a cercare l'aiuto del Signore. Quell'impegno ti costringe a cercare la guida dello Spirito. Quell'impegno ti costringe a ravvivare il fuoco che è in te. Perché se non fai questo e il fuoco si spegne, non lo accenderai più. Allora il segreto per non stancarsi di servire il Signore qual è? Servire il Signore. Sforzarci di portare avanti la chiamata ricevuta. Non ditemi che è impossibile. E vi dico, contro il logorio del ministero, non vi offro un amaro, quello della pubblicità è contro il logorio della vita mondana. Contro il logorio spirituale, continua a servire il Signore. E più dai più avrai in te la gioia di continuare a servire il Signore spero che questa ampia chiacchierata sia stata d'aiuto a chi non aveva i giusti parametri di orientamento su quello che è il servizio ministeriale abbia fatto comprendere a qualcuno che guardava al pastore all'anziano della sua comunità in una certa maniera spero che questo riflettere abbia incoraggiato chi aveva in cuore di servire il Signore ma era stato scoraggiato da qualcosa o da qualcuno a non lasciarsi scoraggiare, che in un modo, che in un altro continuiamo a servire il Signore. Dio vi benedica.